Bene ragazzi, io sono Dark Shadow, ci seguo un nuovissimo vlog del canale. Oggi vi volevo dire alcune news e far vedere alcune nuove, perché come vi avevo detto nello scorso vlog sarebbero cambiate alcune cose nel canale, quindi le sigle, le outro eccetera. E sarebbero iniziate le nuove serie e vi avevo anche detto che andavo in Grecia. In Grecia ho registrato alcune clip. Allora, prima di tutto vi volevo dire le nuove cose del canale. Allora, da settimana prossima dovremmo riniziare con la solita programmazione. Dipende dal tempo che ho, anche perché adesso ho iniziato il liceo e quindi mi resta poco tempo. Le nuove outro, le nuove sigle sono in lavorazione. Non vi posso far vedere delle sigle perché non sono ancora pronte, però la maggior parte sì. Allora, prima di tutto vi faccio vedere le nuove outro. Le nuove outro, ci sarà un outro per la Warcraft, un outro per le armi nabbe, un outro per i libri in generale e un outro per la serie hashtag rivelazioni che arriverà in futuro. E ci sarà anche un outro per i vlog. Quindi adesso io vi farò vedere tutte le outro, le riconoscerete sicuramente, non serve che vi dico quale outro è la outro di quale serie. Trip mentale. Quindi adesso vi faccio vedere le outro e vai con le outro. Bene, spero che le outro mi possano essere piaciute, infatti anche alla fine di questo vlog ci sarà le outro. Poi, come altre nuove cose, ci saranno delle nuove sigle. Ci sarà una nuova sigla per il vlog, solo che in questo vlog non l'avete vista perché non è ancora pronta. Vi posso solamente dire che è una sigla flat, tipo stile vlog, ci sta come cosa, però non è ancora pronta. Poi ci sarà una sigla per Armin Abbe, che è una sigla. Anche quella lì non è pronta, però anche quella lì è figa. Non vi spoilerò niente perché comunque non è pronta, è inutile che ve la descrivo. Poi ci sarà una sigla per hashtag rivelazioni, quella lì, anche quella lì non è ancora pronta. Poi abbiamo una nuova outro per alcuni video, che alcune volte ci sarà to be continued e altre volte questa. La sigla per i vlog entro settimana prossima potrebbe essere pronta, quindi nel prossimo vlog potreste vederla. La sigla di hashtag rivelazioni ho tempo perché hashtag rivelazioni lo faremo tra un po', perché ho dei problemi con After Effects che non mica, cioè non riesco a fare due robe di queste sigle, quindi non mi partono. Armin Abbe invece ho poco tempo per farla, quindi entro questa settimana la vedrete, speriamo. Io sono andato in Grecia e ho registrato alcune clip, quindi questo vlog sto facendo post Grecia, quindi da lunedì 21 dovrebbe reiniziare tutta la programmazione normale, quindi con il video delle 15 che vi ricordo che è TF, e lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 18 ci saranno i video delle 18 che questa settimana sono già stati programmati, quindi quelli ci sono. Poi come news credo di aver finito, perché comunque vi ho fatto vedere le nuove cose che ci sono, adesso si inizia tutto. In Grecia ho registrato alcune clip e ho fatto un montaggio di tutto quanto. In più, però, distaccata da queste clip qui, c'è anche una clip in cui diciamo che è una clip molto horror. Perché sono andato in Grecia a Rodi a visitare le sette fonti di Rodi, che sono le sette, se non le conoscete, è una cascata con un tunnel pauroso. È un tunnel lungo 500 metri, credo, con in mezzo una torre scavata nella terra, che in alto c'è un buco, ma fottesega, no? Vabbè, e sotto ci scorre l'acqua, giustamente, no? È alta tanto così, però è comunque acqua che scorre, quindi se non vai verso l'acqua, quando non riesci a camminare nell'altro senso, dovete capire questo. È praticamente un tunnel buio ed è largo, tanto così. Tanto così, cioè ci sta una persona giusta, dovete capire questo. E diciamo che fa molta paura, io ci ho registrato una clip giustamente, che tra un po' ve la farò vedere, e
un aneddoto divertente è che quando ero in questa grotta c'erano dei greci che non capivano un cazzo l'italiano, e dato che si poteva scorrere solo in una parte, questi qui erano dietro di me e sì, pochi avevano il coraggio di andare lì, però c'erano questi qua che tipo si facevano le canne, quindi continuavano a ridere oppure ridevano di me, non so perché. Comunque, dato che io non capisco il greco, quindi allora se mi stavano insultando io non le capivo, io gli ho insultato in italiano giustamente, e devo anch'io, quindi cazzi vostri. Quindi direi di far partire il montaggio e alla fine vedrete questa clip qua, quindi vai con il montaggio. Ecco, guardate il paesaggio, che figata che è, e si va veloce. Secondo me tra un po' ci ribaltiamo, no? Ma è giusto un'impressione. Lo sapevo che prima o poi sarebbe successo. Possiamo vedere tutti che vanno con della rifugiati del Titanic. E quindi bello! Allora, ci troviamo in questo cunicolo e potrei avere paura di morire, perché questo qui è tipo un bunker e non so che cosa succederebbe, e quindi se muoio io lascio questo messaggio, e perché proprio vedete proprio un bunker, non c'è nulla, e poi ovviamente sotto c'è l'acqua, ho detto giustamente, però cos'è questa roba? Io ho paura, ho tanta paura. Questo coso è molto inquietante. No, io torno indietro. No, io torno indietro, non me ne frega un cazzo, io torno. No, adesso siamo controcorrente. Cioè, devo per forza andarmene. Come stavo dicendo, la gente si fa le canne. Anche qua, oggi, in Grecia, la gente si fa le canne. Allora, c'è gente così che ride a caso, appunto, la qualsiasi fatta una canna,
appunto così a caso. Poi allora dovete capire che un'altra cosa, ho lasciato allora uno la Reflex a mio padre, che quindi se la romperà sappiate che mio padre ha rotto una Reflex, e secondo che ho lasciato anche le patatine, quindi sappiate che il mio cielo adesso sicuramente starà mangiando tutte le mie patatine, e invece sono qua con moccoglioni con tutti gli anni di merda inquietante con gente drogata, gente greca che non capisce un cazzo di quello che dico, quindi posso insultarti quanto cazzo voglio. Sono uscito, figo, e qua non me ne frega assolutamente niente. Torno indietro di qua perché io controcorrente non ci vado, e quindi si torna indietro di qua, che qui siamo alle sette fonti di Rodi a caso, completamente a caso, e adesso devo andare a riprendermi le patatine, giustamente. Quindi questo video si chiamerà Rodi e riprendiamoci le patatine, giustamente. E io devo attraversare, sono un VIP, cioè non ho parole sta gente. Ecco, qui c'è il tunnel, giustamente sempre con i drogati dentro. Allora, la macchina, meno male che mi ha fatto attraversare, perché io sono un VIP, giustamente. Poi non so neanche se sto tornando indietro io, perché dovete capire che è molto probabile che io sto andando da un'altra parte. Poi giustamente se tornerò indietro, uno, le patatine non esisteranno mai più. Allora, aggiornamenti. Siamo ancora nel tunnel, perché appunto dovevo andare a prendere le patatine. Le ho prese, sono uscito dal tunnel, ho preso le patatine, adesso per tornare indietro appunto torniamo indietro dal tunnel. Fate conto che adesso non vedo un cazzo, però appunto abbiamo le patatine, la Reflex, e ci siamo equipaggiati bene per appunto affrontare di nuovo il tunnel. Quindi adesso io così non vedo un gatto cazzo, e poi ovviamente ci sono sempre dei greci drogati che mi danno a caso, io gli insulto a caso così, tanto per, si sta tanto in questo tunnel, si soffre molto, e quindi adesso sto iniziando ad avere le allucinazioni. Io continuo ad affrontare il tunnel, ci vediamo quasi all'uscita. Grazie a voi, io sono quasi all'uscita, e quindi uscirò e magari vedrete altre cose in questo video, non lo so, e quando sarò uscito io uscirò, lo saprete. Secondo che se non uscirò sapete che sono, non esisto più, quindi non sono uscito. Comunque, io vi saluto, vi ricordo di lasciare like, di iscrivervi al canale, ci sono cose che mi inseguono, vi ricordo di lasciare like, di iscrivervi al canale, e bene ragazzi. Quindi spero che il montaggio vi sia piaciuto, spero che tu avreste avete apprezzato le nuove sigle, non è altro. Settimana prossima si riparte. Detto questo, spero che il vlog vi sia piaciuto, vi ricordo che tutti i link sono sulla grafica del canale e in descrizione. Lasciate like, iscrivetevi e bella ragazzi.